E allora ragazzi, stiamo andando verso Porto San Giorgio e la situazione è tragica. Vi spiego perché. Sono quasi in riserva, manca un attacco e ho già fatto 300 km, che è l'autonomia massima, quindi arriverò a 310-320 andando piano. Ma il prossimo distributore me lo segnala a 24 km di distanza, per cui entrerò subito in riserva. Il grosso problema è che ne ho già passati due di distributori ed entrambi erano chiusi, quindi rischio seriamente di rimanere a piedi. Ce la farà il nostro Toto a mettere benzina? Questo è un bel dilemma, vedremo. Nel frattempo però devo essere sincero, sono estasiato dal panorama che c'è nella strada che conduce verso Rieti. È una regione che non ho mai visitato, mi piacerebbe approfondirla un po' meglio, perché ho visto il lago poco fa, era mozzafiato, davvero davvero bello, e anche le strade devo dire meritano. Me la sono rischiata male, ma ce l'ho fatta. Madonna santa ragazzi, bruttissima sensazione quella di poter rimanere senza benzina. Comunque 330 km con un pieno è notevole. Il comune di Antrodoco, non lo so, e c'è una stradina che sembra piuttosto interessante. Bella. Passare dal GS a Meri è stato un po' un trauma, perché mi si è rimpicciolito tutto, che detta così non è proprio bellissimo da dire, ma è la sensazione che ho avuto. Certo, bello il boxer BMW, ma il 4 cilindri di Meri canta come niente. Saltino, fa freddo. Eccolo lì il Velox. Pensate. Non so se vedete lì sopra ragazzi, ma questa qua è tutta la zona colpita dal terremoto, e in particolare quelle case lì sono, penso, proprio distrutte dal terremoto. E ovviamente ci sono tante interruzioni, perché si stanno diciamo ristrutturando i viadotti in modo da renderli più sicuri per eventuali cataclismi sismici che potrebbero avvenire in futuro. Poco fa c'era anche una zona di case fatte appositamente per ospitare i terremotati. Fa un certo effetto vederlo dal vivo, perché uno lo può immaginare, lo vede nei giornali, è sempre sempre lontano, quando poi ci passi e ti rendi conto di quella che è la realtà, è pesante. Forse è difficile parlare di un argomento del genere, ma fa parte del viaggio. Avevo visto che sarei passato per la zona di Amatrice e no, non ci sono parole, insomma, è un sentimento strano. Dispiace ovviamente tantissimo per quello che è successo, e si spera solo che tutti i problemi creati si possano risolvere al più presto. Guardate lì ancora costruzioni distrutte dal terremoto, pazzesco. E è un cantiere a cielo aperto. D'altro canto è una zona bellissima dal punto di vista della natura, è praticamente tutta montagnosa. Ho fatto un lungo tratto in salita, adesso sto scendendo, fa un freddo che non vi descrivo, e ci sono dei panorami fantastici con i fiumi che corrono ai lati. Vedete qua dalla mappa, qui sotto c'è un fiume che magari si intravede da qualche immagine della GoPro, e fa veramente, è particolare, è molto particolare. Ci sono delle strade meravigliose tra l'altro.
approcciato caldo perché ci dovrebbe essere un velox tra non molto, per cui insomma. Grosso, eh? Bellissima strada, bella bella bella. Ulla. Vedete lì? Pazzesco. Stazione termale e turistica, bella bella bella. All'interno del terremoto è bellissima come zona perché ci sono un sacco di case molto caratteristiche, molto antiche, è stupenda. Vi giuro che mi fermerei in ognuno di questi piccoli paesi per visitarli. Ragazzi, vi devo due spiegazioni per quanto riguarda questo video. Lo so che è un po' sconclusionato, ma considerate che io quel giorno avevo fatto oltre 600 km e la sera poi non ce la facevo più, non riuscivo più neanche ad incrociare gli occhi e a mettere due sillabe l'una dietro l'altra. Purtroppo succede, perché il giro che ho fatto è stato veramente bello, ma anche molto 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 impegnativo. La sera sono poi arrivato a Fermo, a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, vicino San Benedetto del Tronto, e con il mio amico Axel, grandissimi amici da ormai qualche anno, abbiamo fatto cena mangiando anche una deliziosa pizza alle mele. Dopodiché sono crollato, il giorno dopo però mi sono svegliato con una bellissima vista sul mare e poi ne abbiamo approfittato per fare qualche passeggino, dove mi sono imposto di dover vloggare perché devo iniziare a parlare tra le persone, perché altrimenti questo canale non può avere il passo avanti che desidero. Ciao ragazzi, siamo a Torre di Palme. Torre di Palme, insieme al buon Axel, che è uno dei miei più cari amici. Qui c'è il GS che ho testato ieri, no, non è lui però, lo stesso modello di moto. Andiamo in esplorazione alla città. Vista poco poco brutta, bellissima. Volati in questa viuzza per fare una foto figa, che Instagram è importante. In realtà poi, siccome sono ancora un po' timido riguardo al vlog in pubblico, ho interrotto direttamente la registrazione, non mi sono più ricordato di vloggare, anche perché poi dopo siamo andati a pranzo, ma nel frattempo vi lascio con un po' di vista di Porto San Giorgio. È stata una visita molto piacevole, ringrazio Axel davvero tantissimo per avermi ospitato e avermi risparmiato. Vi ricordo che poi alla fine di tutto questo giro vi dico quanto ho speso per fare tutti i 4000 km necessari per fare completamente il giro d'Italia secondo il percorso che ho seguito. Ma ci vediamo noi domenica prossima, perché ci sarà l'ultimo episodio in cui faccio un'altra sorpresa, questa volta alla Zavorina, la mia ragazza, che era, non sapeva assolutamente nulla di quello che avevo in mente, per cui vi lascio con un po' di hype per godervi poi il video finale domenica prossima alle 10. Noi come al solito ci vediamo appunto al prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie, sapendo che poi a partire da fine dicembre, primi di gennaio, inizierà un'altra serie che vedrà me e la Zavorrina in giro per la Francia. Quindi state collegati, iscrivetevi e condividete tutti questi video. Ciao!